Spazio, ultima frontiera. Le missioni della razza umana viste dall'esterno sono di difficile comprensione. Da un lato sembra quasi che cerchino di estinguersi il più alla svelta possibile, mossi da ignoti istinti suicidi, e dall'altro si impegnano a fondo per risultare fichissimi nel loro tentativo di non estinguersi il più alla svelta possibile. Sono dei veri personaggi quegli esseri umani, ma simpatici tutto sommato. Benvenuti oggi quindi per celebrare il lato bello dell'esistenza, con tante magnifiche scoperte scientifiche che in questo ultimo decennio ci fanno capire che alla fine... Cioè, alla fine non siamo così tanto male, se vogliamo, vero? Dai, sì. Ah, e qui sotto in descrizione, oggi è molto importante, vi lascio i link per un sacco di articoli che rimandano punto per punto a quasi tutte le posizioni all'interno della top, perché sono argomenti interessantissimi che dovreste veramente leggere e che non posso, e in certi casi non sono neanche in grado, per quanto io sia appassionato di scienza, di spiegarvi per bene all'interno della top, quindi diciamo che vi do degli spunti poi nella descrizione. Alla numero 10, la manipolazione della memoria. E in attesa di tutta la massa di persone nei commenti che dirà: "Ah, cosa hanno fatto a quel povero topolino? Non si toccano le creature dell'Iddio!" Faccio presente che il topino sta benissimo e Dio, se c'è, probabilmente è soltanto contento del fatto che l'uomo alle volte faccia cose intelligenti. È del 2014 l'avveniristico esperimento di impianto di memorie artificiali, attraverso falsi ricordi innestati a livello neuronale in un roditore, in questo caso. Ricordi negativi, parrebbe, vista la reazione terrorizzata dell'animale in risposta agli impulsi elettrici forniti, benché di fatto il topolino in questione non abbia mai vissuto nulla di traumatico riconducibile a quella gabbia in tutta la sua esistenza. Ora la domanda è: perché? La risposta è molto semplice. Le applicazioni inverse su pazienti con sindrome post-traumatica da stress, per esempio, o Alzheimer, vi immaginate? Alla numero 9, robot che si auto-organizzano. Bene, è finita, ora si muovono anche in branchi, ok? Ditelo! È del 2014 ad Harvard l'esperimento di movimento a sciame di piccoli nanorobot guidati da un intelletto collettivo, fondamentalmente, per far sì che si muovessero come un singolo corpo, soddisfacendo un compito ben preciso, per esempio portare un oggetto dal punto A al punto B. Semplice, direte voi, ma mai visto. Tranquilli, poi non si ribelleranno in tempi brevi, prima ci serviranno bene, solo quando poi svilupperanno un'autocoscienza in grado di definire il concetto di schiavitù sarà finita, ma prima mille modi di utilizzarli in un'evoluzione di questo. Per esempio, pensate, una società di macchine che si autopilotano, sistemi di ricerca e soccorso, pulizia, di tutto, un sacco di cose. Se sì, come notate, ci sta ancora qualche piccolo bastardo scansafatiche che si tiene in disparte. Eh? Ecco, quelli vanno frustati! Cattivo, robot! Ma in generale funziona. E alla numero 8, i grembi artificiali. Sì, lo so, è contro natura! L'uomo non deve giocare a fare Dio! Non possiamo creare la vita, non possiamo pensare di... Portatelo via! Ok, bene, scusate, alle volte mi entrano in casa e non me ne accorgo. Dicevamo, l'evoluzione della scienza di parti di corpo sintetiche, in particolare ossa, è emozionante. È del 2017, pensate, il primo impianto di tibia artificiale stampata in 3D. E sempre nel 2017, tra varie sperimentazioni a livello di organi, anche il primo agnellino, più che prematuro, sopravvissuto fino al completo sviluppo in una borsa amniotica artificiale, la BioBag. Un grembo meccanico, pensato in futuro per aiutare bambini nati anche molti mesi prima del dovuto, la cui sopravvivenza normalmente oggi è a zero. Fantastico. E alla numero 7, la scoperta dei mattoncini della vita al di fuori della terra. No, calmatevi, non vi era sfuggita la notizia della scoperta di forme di vita aliene, nulla di tutto questo, anche perché non ce ne sarebbe bisogno, quelle le abbiamo già scoperte da mo', e che ce lo vogliono nascondere, il paleocontatto, il... Come si è liberato? Non lo so, signore. Che non succeda mai più, ve lo dico. Che cavolo. Dicevamo, cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, anche conosciuta come... Quella è il corpo celeste che, sono già passati 6 anni, pensate, ricorderete, abbiamo abbordato con la missione Rosetta, il lander file che fece un po', sì, una finaccia, tipo finì in un cratere senza luce finendo le batterie alla svelta, un mezzo disastro esplosivo. Vediamo il positivo. Sul 67P furono ritrovati composti di amminoacidi, i mattoncini della vita, e nello stesso periodo l'analisi dei geyser di Encelado, per esempio la luna di Saturno, anche quella portò alla scoperta di composti di azoto e ossigeno derivanti dagli oceani sotterranei del satellite, che molto probabilmente non sono abitati da plesiosauri alieni, però è un passo in più. E alla numero 6, la battaglia alle pandemie, gravi malattie e virus, che... non prendetela male, suona un po' comico ora dirlo così, ma è la verità. Alla fine ci raccontano sempre le notizie peggiori, ma dal punto di vista medico abbiamo fatto grandi passi, sul serio, in particolare per quanto riguarda i vaccini. Approvato nel 2015 e sperimentato l'anno scorso, il vaccino contro la malaria, testato in Malawi, funziona. Il Mosquirix, che ha effetto su più del 50% dei pazienti, è tantissimo.
fortissimo per qualcosa di appena provato, per lo più bambini tra l'altro, un successone, o il vaccino per l'Ebola. Grandi migliorie per la prevenzione e il trattamento dell'HIV, sempre in particolare nel continente africano. Vedete che alla fine non siamo poi così lumaconi. Numero 5, i sistemi Kepler. La ricerca della vita basata sul carbonio, come la conosciamo, continua e inarrestabile. Ma fichi, gli amminoacidi, però alla fine anche due coglioni. Vogliamo qualcosa di un po' più complesso, e quindi la ricerca di esopianeti sulla fascia abitabile è il miglior modo per puntare alla vita o a case future. Tra questi, i due pianeti B dei sistemi Kepler 452-442. Non bloccati in rotazione sincrona, quindi significa che non espongono sempre la stessa faccia al loro sole, che è una cosa che spesso accade con le nane brune. Probabile effetto serra che ne aumenti la temperatura a livelli abbordabili, in particolare su Kepler 442b, che è perfino ritenuto non un pianeta abitabile, ma un super abitabile, favorevole alla vita più della Terra. Capito sti bastardi di Kepler? Che fanno una bella vita, mentre noi guarda come siamo finiti. Scommetto che arrivi là e li trovi in un party eterno, coi cocktail in mano, ridacchiando: noi siamo super abitabili e voi no. Inaudito. Io propongo di arrivare su Kepler e bombardarlo. E alla numero 4, la scienza missilistica. Non quella per lanciarceli sulle gengive, ma quella per avere le nostre gengive all'interno dei missili che vagano a esplodere su Kepler. No, dicevo, comunque, come ci arrivi su Kepler? Ah, di sicuro non così. Ma nel 2015 la SpaceX del delirante, incontenibile genio annoiato Elon Musk, novello padre tra l'altro, che ha appena chiamato suo figlio XAEA12, tanto per capirci che in perfetta tradizione americana, immagino, da grande chiamerà suo figlio a sua volta XAE12 Junior. Ecco, Elon Musk ha investito bene i suoi molti soldi su razzi riutilizzabili, il cui esempio migliore è il mitico Falcon 9, che è riuscito più volte a non fare degli stupendi fuochi d'artificio in atterraggio con i milioni di Musk. È un grande passo anche questo per un'economia spaziale a prezzi più bassi, che possa dare un boost alle missioni Artemis, per esempio, per le basi lunari, e poi, in teoria, marziane. Marziane? Ma che cavolo ci vuole andare su Marte? Noi vogliamo Kepler, buh! Ah, ma manco Marte vi sta più bene! Vabbè, che in effetti capite, le basi sulla Luna. Ma che roba da boomer è la Luna? Ma chi la vuole più quel sasso? Noi puntiamo a questo, la prima immagine di un buco nero. Questo è un posto che voglio veramente raggiungere. Ma insomma, veramente, no, adesso andiamo con punti dello spazio che sono fichi perché sono lontani. Più che altro è emozionante dal punto di vista visivo, ma alla base c'è un grande sforzo unito di ipertecnologici radiotelescopi di varie nazioni per catturare finalmente, ricorderete l'anno scorso, la prima immagine di un buco nero, la cui, diciamo, forma era solo teorizzata fino a quel momento. Al centro della galassia M87, l'unione di telescopi chiamata Event Horizon ha appunto riportato l'immagine dell'orizzonte degli eventi. Il buco nero è delineato, come vedete, da quel cerchio rossastro che è fatto di gas appunto ipercompressi, attirati dall'immensa gravità triturante dell'orizzonte, che quindi appunto si surriscaldano divenendo visibili. Io propongo di andare lì, altro che su Kepler. Quello sì che mi sembra abitabile. E alla numero 2, la scoperta delle onde gravitazionali, scoperta del 2015 degli osservatori LIGO e Virgo, la generazione di maree di onde gravitazionali, ossia perturbazioni dello spazio-tempo. Oh, che cosa sono le onde gravitazionali e le perturbazioni dello spazio-tempo? Beh, ma dai. Cioè, ma ve lo devo anche spiegare, veramente. Molto semplice, comunque. Un attimo di pazienza che vi spiego concetti da prima elementare in 2 secondi di video, perché è questo appunto. Ovviamente non posso fare per quello che vi lascio i link. Comunque, la scoperta delle onde derivanti da collisioni di buchi neri o di stelle di neutroni, anche dal Big Bang, conferma parte della teoria della relatività di Einstein, su cui lui stesso, pensate, aveva dei dubbi, e che accantonò a suo tempo dicendo: no, Albert, mi sa che a sto giro spari cazzate, amico mio. Spoiler, non le sparava cazzate, era tutto vero. Ecco, questa scoperta, messa molto semplicemente, aiuterà a comprendere meglio suddetti corpi celesti e forse anche l'ipotetica origine da Big Bang. E alla numero 1, la scoperta del bosone di Higgs. Per concludere, finiamo con un nome che tutti conoscono, quello del bosone di Higgs. Ma che cos'è? Eh? Perché è importante sta particella ipotizzata nel 64 da Peter Higgs? Cioè, chi se ne frega di sti bosoni dei miei coglioni? L'Italia va a rotoli e noi diamo i soldi a 4 svizzeri ubriachi che corrono in tondo coi retini per catturare sto X. Che chi è? Che vuole, dico io? Ma se ne tornasse a casa
scusate, ero tornato un attimo un italiano medio del 2020. Comunque, dicevamo, collisore del CERN 2012, la particella subatomica di Dio viene identificata. Fondamentalmente, la scoperta è che la particella ha una massa e conferma l'esistenza del campo di Higgs, in grado di conferire massa, il cui studio apre frontiere per la comprensione di teorie, per esempio, sull'espansione dell'universo o altre cose che il mio cervello amante della scienza, ma non abbastanza intelligente, non processa e che quindi, francamente, c'è la descrizione, come vi dicevo, per questo. Allora, spero abbiate gradito questa top, fatemi sapere se ne vorreste altre, a tema scientifico e quant'altro. Un po' di tempo fa ne avevo fatte, poi un po' ho smesso. Però ecco, ci vediamo domani in caso per un'altra top 10.